Questo va un grazie da parte di tutti, pertanto io credo che sia stata una buona iniziativa quella che il direttivo di Vallelvo e di Viveo hanno voluto, cercando di dire un grazie a queste persone che sono da anni e anni sul, diciamo, sul pezzo, giorno e notte. Pertanto vorrei chiamare qui il primo Pietro Cossu, che è stato per anni il nostro direttore generale factotum, che ha adesso deciso di tornare un po' più sovente in Sardegna e pertanto è un po' più assente da noi, però noi, anzi questa sera è un motivo in più per dirti ritorna, stai meno in Sardegna, perché noi abbiamo bisogno del Pietro, perché effettivamente è un pilastro della nostra società. Chiamo anche Zaniboni, che anche lui è la figura che in società fa quello, consentitemelo, il lavoro di coordinamento, fa sì che tutto funzioni meglio, che ci sia il magazzino che va al meglio. Poi chiamerei qua il segretario, che è quello che fa tutta la carta e che vorrebbe andare via, ma noi non lo lasciamo andare via, perciò Berghino, vieni qua, che anche lui è indispensabile. Tutti qua. E in ultimo un amico, ci siamo allevati insieme già ai tempi della scuola, dicevo che era un rompiballe, ma però è un rompiballe costruttivo, è uno che lavora H24, è sempre sul pezzo ed è veramente un motore per la Valle Elvo e adesso anche per la Viveo. Magna, vieni qua, Romagnoli Massimo. Lascio il microfono, credo che a questo punto qua ci sia solo la parte più di pancia, cioè il fresco spagnolo.